Buonasera a tutti, ben ritrovati all'Agenda. Un'Agenda che questa, questa sera si occupa d'Europa, un'Europa che è sempre più al centro di critiche, dubbi, censure, ma anche prese di posizione contraddittorie. Piene di vorrei ma non posso, potrei ma non voglio e quindi magari con il risultato di restare fermi dove siamo. Resta il fatto che quest'anno si vota per il Parlamento europeo e che l'aria che tira non è propriamente delle più limpide, delle più chiare. Anzi, a questo proposito, direi che la regia può mandarci subito questo filmatino che mi ha recuperato su internet da Blasting News eh, e riguarda il livello di euroscetticismo eh, che vige in Italia in questo momento. La cosa è dell'ottobre scorso, dell'ottobre 2018, ma anche con delle prese di posizione appunto contraddittorie rispetto all'Europa. Poi vi presento gli ospiti. Ecco, questo è uno degli scenari che si, eh, che si dipingono a proposito dell'Europa. In questo quadro sta per, sta per uscire un libro eh, che si chiama Il sistema periferico, un, un, libro un, po', un titolo un po' così eh, enigmatico, però... Che viene chiarito subito dal sottotitolo L'Unione Un Europea tra sprechi, imposizioni e omologazioni. Allora, per parlarne abbiamo sicuramente due, attori, due eh, autori. Uno è Mauro Tonino, scrittore, e l'altro è Bruno Tollia, sociologo. Però ci abbiamo messo vicino le persone che lavorano sul campo, come l'imprenditore Pietro Petrucco, che di Europa ne sa moltissimo perché conosce quell'Europa che cammina con gambe ben, ben forti eh, sul terreno dell'economia. Poi abbiamo un esperto di relazioni internazionali come Alessandro Colautti, poi abbiamo colui il quale è stato eh, assessore alle relazioni internazionali in regione, ma eh, che ha ruoli abbastanza importanti nel Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, che è, Franco, che è Franco Jacob. Allora io comincerei con eh, Petrucco, giusto per, eh, per ricordare il fatto che l'imprenditoria viaggia assolutamente senza confini. Tra l'altro stanno lavorando eh, alla, a una parte della metropolitana eh, di Parigi con una, con una commessa gigantesca. L'esperienza e la professionalità delle, delle maestranze permettono anche di lavorare eh, sul ponte Morandi, anzi sotto il ponte Morandi per le fondazioni. Allora, eh, quando si parla di Europa, lei cosa, cosa viene in mente? Ah, io penso a un mercato che per le imprese è importantissimo. Penso che al netto di tutte le difficoltà che può eh, avere l'Europa sia comunque fondamentale. In questo momento le imprese che hanno la possibilità di lavorare non solo in Italia sono le imprese che in qualche maniera stanno bene, quelle che lavorano nel mondo in generale, ma in Europa è un'altra cosa. In Europa si può per esempio avere un'impresa, penso alla mia, alla mia esperienza, un'impresa media che può tranquillamente lavorare in quei mercati esattamente come se fosse in Italia. Tutto questo ci è offerto dall'Europa, i piccoli esperimenti che si fanno quando basta andare in Svizzera, che pur avendo molti trattati bilaterali che in qualche maniera la omogenizzano alla, alla situazione europea, già in un paese del genere, quindi con tutte queste facilitazioni, il problema delle dogane è importante, è, crea molte complicazioni, crea una barriera reale alla possibilità di lavorare. Quindi, il bene del mercato comune europeo è un, mer è un bene grande che va assolutamente conservato. Credo che eh, l'esperimento, al momento non ancora fatto, ma gli assaggi della Brexit stiano a far capire che un conto è criticare le cose che in Europa non vanno, altro è... Uccidere questo insieme, questo, questa grande cosa che è stata l'Europa. Quindi, dal punto di vista economico, credo sia davvero molto difficile trovare imprenditori che siano contro il mercato comune contro il mercato europeo. Ho capito, ma eh, torno, anzi, eh, comincio dagli autori. Eh, Tonino, ma davvero l'Europa è così matrigna nei confronti dell'Italia? C'è questo pregiudizio quasi ancestrale del nord vers verso il sud? Eh, è una questione quasi di, di psicologia politica, che ne so? Beh, sicuramente c'è un pregiudizio di psicologia politica, ma di solito la politica è abbastanza pratica, quindi va a toccare interessi, va a toccare anche realtà e soprattutto e poi ci sono i comportamenti. Facciamo solo un esempio, il caso della crisi del 2011, eh, il governo Berlusconi cade a fronte di una crisi finanziaria. E le banche tedesche hanno buttato sul mercato un sacco di eh, titoli italiani. Ovviamente questo non accade perché i mercati così si muovono a caso. Dietro i mercati ci sono le persone. A volte per operazioni di questa portata non c'è dubbio che la politica o ha fatto finta di non vedere o magari qualche volta, al di là dei sorrisini di Merkel e Macron, forse anche benedetto l'operazione. Ho capito. Tellia invece cosa ci dice? Perché Tellia, da, da un certo punto di vista, è come dire, è per correggere questa Europa in effetti, ma eh, come, i mali più, più profondi, i mali quelli forse eh, inguaribili, quali sono? Ma, eh, ci sono dei mali dell'Europa e però dei mali dell'Italia. Eh, questo è già un passo avanti. Su questo. I mali dell'Italia sono eh, semplicissimi a viso. L'Italia non è... Attrezzata per agire a livello europeo. Non parlo delle imprese, è tutto un altro discorso. Il, il C'è cioè, un mercato unico, le imprese si muovono più o meno liberamente, con più o meno tranquillità, perché poi abbiamo visto cosa è successo con la Fincantieri e, e i cantieri francesi. Eh, francesi con Macron e così via. Quindi non è proprio quelli del quella eh, realtà ideale che eh, viene, eh, viene immaginata. Altra cosa sono eh, tutta una serie di funzionamenti. Allora io cito fatti recentissimi, l'assegnazione del, eh, della sede del, eh, del farmaco europeo che deve lasciare Londra ed è stata attribuita... Con la monetina. Non è con la monetina, no, perché c'è stata dietro tutta una serie di truffe reali e di incapacità italiana a essere presente. Ecco, il limite italiano è questo, che è innamorato dell'idea d'Europa ma non sa agire a livello europeo. Non abbiamo una classe né politica né amministrativa capace di negoziare, semplicemente per un aspetto anche banalissimo. Nelle trattative cambia completamente gli interlocutori. Eh, ho capito, però, cioè, però dicono, quando si parla di lobby siete tutti pronti a puntare il dito contro, contro chiunque. Eh, quindi c'è questo limite dell'Italia eh, dell che non ha una classe amministrativa preparata e politica per agire sì, a livello sì. europeo. Infatti noi perdiamo anche risorse che ci aspetteremo. Sentia, sentiamo Jacopo, eh, ricordo invece per, che per esempio l'Italia è il secondo posto per, per fondi ricevuti, per fondi strutturali e investimenti, eh, secondo posto tra le nazioni europee che hanno, che hanno ricevuto di più 44,5 miliardi di euro in 7 anni, solo la Polonia ha ricevuto 86, poi la Spagna 39,9, quindi credo che insomma, da un certo punto di vista bisognerebbe fare be, bene, bene i conti. Jacopo, cosa dice? Sì, io credo che eh, appunto, questi numeri disegnino già qual è la situazione del nostro Paese. Noi per fortuna stiamo in Europa perché l'Europa consente anche verso il nostro Paese delle protezioni, eh. verso l'economia globale che in questo momento credo siano eh, fondamentali. Pensiamo solo alle politiche dei dazi, alle politiche delle grandi potenze che stanno, delle grandi piattaforme che lavorano, che hanno bilanci grandi come uno Stato sovrano, pensiamo a Amazon, pensiamo solo a fare qualche nome. E le politiche commerciali che questi hanno, cui il, il nostro Paese non riuscirebbe certamente a regolare né ad affrontare. No, ma scusa proprio no, momento. Ma cosa sta facendo Cosa sta facendo su eh, questo? Su questo ci sono le direttive rispetto alle eh, piattaforme. Ma certo, queste vanno sistemate a Lussemburgo sistemarsi. e non, non vanno più a Non è vero, tu è sai che in no. questo momento Dai. scusa, il diritto, il diritto alla proprietà intellettiva, che è uscito adesso, tutelerà anche. Coloro che in Italia producono intellettualmente e sono quindi hanno una loro garanzia rispetto a piattaforme che oggi hanno un potere economico enorme. Guarda solo l'ultima tornata dei dazi proposti dagli Stati Uniti d'America in risposta ad alcune iniziative del nostro paese e poi vedi quali sono i prodotti e vedi come noi possiamo difenderci rispetto a questa ultima iniziativa. Allora, ritorno su un dato: per essere autorevoli in Europa, devi partecipare. L'Europa è inutile dire. I tedeschi ci sono di più. Io vivo l'esperienza di una istituzione europea come delle ragione, tra l'altro, il portatore degli interessi e quindi anche con un'attività non facile di interessi locali e, 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 e regionali rispetto ad un'Europa che soprattutto è anche per causa dei governi nazionali, è ancora un'Europa delle nazioni. non Dimentichiamoci che le decisioni sono assunte in Consiglio europeo dove ogni nazione rappresenta l'interesse nazionale e mette anche il, diritto, anche il diritto di veto su qualsiasi decisione però, però, di ecco, per... Noi viviamo Viviamo di una iniziativa europea, ad esempio verso le nostre aree depresse, il mezzogiorno. Da anni e anni e anni ci sono miliardi di interventi e miliardi di opportunità in termini reali e concreti per la crescita e lo sviluppo di, questo, di queste aree. Spagna, Irlanda, vogliamo ricordarci com'erano, vogliamo ricordarci dove sono andate grazie a questo. Quindi c'è una credibilità politica, una credibilità di Bene, azione. Abbiamo, e una abbiamo confermato che la nostra, la nostra, come dire, il, nostro, il nostro personale politico in Europa è lì eh, più o meno per caso, no, non è preparato, non sa fare le trattative, non riesce a imporre gli interessi, gli interessi certamente, delle lobby sane che possono aiutare il Paese. Alessandro eh, Colauti, è così? Ma allora, questa è un, una storia che si ripete, no? perché ormai sono passati tantissimi anni e rimane sempre questa idea appunto di un'Italia un po' nonostante sia fra i fondatori sia stata una delle, delle, delle più, più importanti nazioni che hanno fatto l'Europa e hanno creduto nell'Europa sicuramente questo leitmotiv rimane e si sostiene da tempo eh, che siamo stati un po' assedi, ci lamentiamo poi se gli altri si organizzano eh. ma questo è purtroppo causa nostra nel senso che il termine lobby io lo ritengo positivo, no? ah, cioè non è che è negativo, cioè fare lobby significa stare sul pezzo, soprattutto nelle fasi ascendenti, cioè, inutile, eh, cioè la Spagna, tutti questi paesi hanno mandato fior fior di ragazzi che sono cresciuti dentro le strutture, la politica si fa quando si costruiscono le cose, non quando i bandi ad esempio sono usciti, sono già stati... chiaramente non è tutto... Come dire, una panacea. Ci sono ovviamente necessità di fare accordi, di battagliare, ma fra questo e immaginare. Che l'Italietta possa diventare competitiva, ad esempio, fuori dall'Europa vuol dire non aver capito, mi permetto, cosa è successo in questi anni, lo ha citato adesso in parte anche Jacob. Noi siamo passati, tutto sommato, negli ultimi 15-20 anni, da un mercato domestico di un miliardo di persone, super garantito, che era l'Occidente, l'Europa più l'America, eccetera, a un mercato di 7-8 miliardi di abitanti. Che hanno con potenze come la Cina, l'Asia, l'India, che hanno soverchiato e non per niente abbiamo visto anche le politiche dell'America come cambiano. Come pensiamo di rispondere a questa sfida che ci rimette tutti in discussione? Con una lira da poter svalutare? È una follia semplicemente pura, anche perché tutti noi sappiamo. Che se una realtà manifatturiera l'Italia, ancora oggi per fortuna, secondo Europa, se non ero settima nel mondo, ha necessità, e grazie, devo dire, anche all'Europa da questo punto di vista, e anche al maledetto Euro, ha portato a crescere nell'innovazione, perché noi altrimenti non riusciremmo. A eh, come dire, essere competitivi rispetto in ogni caso alla Cina piuttosto che Linde, dove all'India poi anche Quindi noi Cina. con questo non sto dicendo che va tutto bene. Eh? Siamo cari che l'Europa ha i suoi difetti, però dobbiamo capire dove siamo finiti dal punto di vista dei grandi cambiamenti. Petrucco. Però allora si fa un gran parlare appunto di questo nord Europa, no? la Framania, la Francia-Germania che comanderebbe tutto quanto. E eh, sostanzialmente il mainstream, almeno quello sovranista, dice: sono questi i Nemici. Di fatto però sono quelli con cui facciamo più affari. Come si concilia questo, questo modo di, di essere? Io credo che le narrazioni sono poi un po' diverse dalla realtà. Io ho avuto occasione di andare due mesi fa di partecipare al vertice di Versailles, quello fra Francia e Italia di Confindustria, delle Confindustrie, in cui sono stati posti i vari temi. Il problema, secondo me, adesso in questo momento vero, anche in termini critici sulle politiche dell'Europa. È, e che per esempio in quel contesto lì era largamente condiviso tanto dai francesi quanto da, dagli italiani, è che molta della regolamentazione europea si è concentrata sui problemi di concentrazione all'interno dell'Europa, quindi eh, torno all'esempio dei cantieri navali, del problema SIX, del, del problema di Astom e di Siemens, mentre Ormai, per i motivi anche prima detti di questa enorme espansione del mercato e del fatto che l'Europa è un soggetto di un mercato mondiale, va cercata una regolamentazione che consenta le concentrazioni perché, un aspetto in questo momento delicato, ma secondo me è assolutamente superabile dalle politiche che speriamo anche il prossimo Parlamento europeo faccia, quello di, ovvero, quello di favorire la concentrazione dei, dei soggetti europei per poter essere competitivi nel mondo. Questo è un elemento di criticità in questo momento, perché c'è molta normativa che ha posto molto l'accento sul regolamentare la concorrenza infraeuropea, quando ormai il tema sta diventando la concorrenza nel mondo. Ma questi sono temi veri, secondo me, quelli al di fuori del, del facile parlare contro l'istituzione europea. Con, perché a valle di questo c'è un mondo complicato, finanziario, economico, che deve essere regolamentato e deve essere mosso. Io penso che le contrapposizioni nord-sud, per esempio, in Europa, secondo me lasciano il tempo che trovano. Un problema diverso può essere quello dei paesi di Visegrad, che animati da una forte spinta ideologica più che economica, stanno cercando di fare delle politiche distruttive. Del, del, della comunità europea, ma la Germania, la Francia e l'Italia, tutto sommato, nei fondamentali, io parlo sempre degli aspetti di carattere economico, nei fondamentali secondo me hanno degli interessi convergenti, si stanno rendendo conto di dover fare queste modifiche, penso che queste cose vadano lette storicizzandole, quindi questo è un fenomeno nuovo e quindi è chiaramente quello che prima aveva un senso, la regolamentazione antitrust molto spinta infraeuropeo, adesso ha cambiato connotati. Sarebbe importante avere reattività da parte delle istituzioni europee rispetto all'adeguamento che il mercato mondiale, che ha ritmi piuttosto rapidi, come Quello sappiamo, sì. richiede. Però sono due problemi molto diversi. cioè Un conto è la critica e la possibilità di evoluzione che il sistema europeo deve dare. L'altro è semplicemente fare una critica fino a se stessa dicendo che non, non va bene niente e non c'è niente. Nicola Utti prima ha parlato dell'euro. Senza euro le economie europee sarebbero molto, molto più deboli. Non parliamo dell'Italia. Non è pre... ancora di quello che è adesso. Ma sicuramente sì, oh. ma in maniera notevolmente più deboli. No, in, beh, in, in, ma assolutamente sì, di ordini di grandezza. Ma insomma, adesso. Eh, cioè adesso noi prendiamo atto che siamo diventati più deboli. Ecco. Eh poter dire che saremmo ancora diventati ancora più deboli se non ci fosse stato mi pare difficile poterlo affermare il Ma dato fino a questo euro? dove saremmo noi so. pagheremmo in questo momento Ma la, la, la Denmark senza euro sì, ma la Danimarca è senza euro, ma la Danimarca non ha la nostra situazione economica, non ha il nostro debito pubblico, non ha la de eh, dove con la situazione di debito italiana, dove sì, saremmo in termini di tassi senza euro? Saremmo totalmente Giappone, fuori dalla struttura Il Giappone ha un debito economico. pubblico che è dell'80% più grande di quelli italiani, e non credo abbia, abbia problemi, cioè questi meccanismi, così, questo tutto bello, tutto sarebbe così, mi sembra da manualino alla Monti, alla Mario Monti, no? tutto eh, su questo, in realtà è un po' diversa. La nostra struttura produttiva, il manifatturiero che era la nostra forza, che fine sta facendo? Lavora in subfornitura per la Germania e qui abbiamo, siamo in regione e abbiamo casi benissimi dove l'impresa dice ti pongo un prezzo. Che è questo, non ti va, va lascia perdere, vada da un'altra. Vediamo in casa nostra cosa succede. No, non credo sia esattamente cosa Io frequento, frequento un eh, po' di imprese nella mia attività certo. e devo dire che io... oggi io sono convinto che, okay. eh, ciò che diceva Petrucco prima, eh, o noi siamo convinti che eh, sulla dimensione mondiale, globale, ci deve stare una economia europea e un'impresa europea. Che è fatta dall'integrazione dalle capacità. Perché l'impresa tedesca si rivolge di più e rientrando sui mercati alla capacità italiana di produrre manifatture? Costa perché, niente. Perché, non ha costi perché da sostenere? No, io credo perché abbia un alto contenuto di capacità innovativa e di capacità. Sì. Operativa, sì, teniamo presente, ma che va a frutto dell'economia europea. Se è vero che in questi ultimi anni forse troppo si è concentrato sul problema della finanza, proprio per la grande crisi finanziaria che ha attraversato il mondo globale, è anche vero che la tenuta del nostro paese è fuori di dubbio, ma lo dicono anche, anche, anche le stesse persone intervistate: dicono 67% stiamo, stiamo nell'euro. Perché comprendono che l'euro significa circolazione. Sentiamo, sentiamo Tonino. Ma io citerei Angelo Bagnasco, che casualmente, non proprio casualmente, è anche presidente dei vescovi europei, e dice: Questa Europa va ripensata, ma se l'Europa resta così diventa vuota. Allora. Io credo che una cosa è lo spirito, quello che noi vorremmo, lo spirito dei ventotene, di cui ovviamente l'Italia fu grande protagonista, però, come dicevano i vecchi, eh, in politica il metodo è sostanza. E se andiamo a vedere la sostanza, giusto per richiamare alcune cose, uno... Questa Europa non è così parca perché, se andiamo a leggere quindi un documento ufficiale a disposizione di tutti, tra l'altro anche in italiano, quello che dice la Corte dei Conti europea su come vengono gestiti i soldi, c'è un pochino da rabbrividire. Dall'altra, se facciamo alcuni esempi storici recenti che sono ovviamente inoppugnabili, eh, cosa c'è di Europa nei Mirage francesi che andavano a bombardare in Libia? Ma aggiungo un altro aspetto. Eh, a un'interrogazione fatta dai Verdi al Bundestag tedesco, il ministro dell'economia dell Schauble rispose candidamente quanti soldi aveva incassato la Germania su una tranche, 1,34 miliardi di euro. Ovviamente il commento era sì legittimo ma non moralmente eticamente corretto. Quindi io credo che vada presa in considerazione anche questo aspetto. Cito anche due altri... Punti. Uno, l'accordo di acquisgrana e uno eh, l'ultima uscita di Macron dove dice rinascimento europeo. Allora consiglio, presidente, anche con un po' di modestia di considerare che cos'è il Rinascimento. Il rinascimento è stato un, eh, Vabbè, un dai, punto molto particolare. Di... Però al di là di questo eh, il dibattito è fra europeisti e populisti. Allora. Io dico il manifesto di Macron dove lui si rivolge direttamente ai popoli europei, paventando È anche populista una... anche lui esatto. Quindi, da questo punto di vista, ovviamente, il problema si pone. Ma è un'altra questione di metodo. L'accordo di Acquisgrana, dove si accusa tutti gli altri ovviamente di essere sovranisti, si fa un ragionamento franco-tedesco con l'inserimento della Germania addirittura nel Consiglio di sicurezza dell'Europa, permanente nel Consiglio ecco, di sicurezza senza consultare gli altri. Allora, visto che il metodo è sostanza, c'è da riflettere proprio riprendendo le parole di Bagnasco. Questa Europa va ripensata eh, eh, Sandro Colauti per, per tirarlo per i capelli nel, nel, nel dibattito, ma questa cosa della Framania, della Francia e Germania così cattive, così totalizzanti, così guerrafondai, eccetera, eccetera, vale solo per l'Italia o per esempio Portogallo con l'economia piccolissima che ha, ma la Spagna che è un'economia che quando girano l'occhio dal, dal Sud America magari ci fanno anche no, un mazzo tanto, ecco perché questi continuano a crescere e non hanno questa, se posso chiamarla, fobia eh, europeista? Ma allora, innanzitutto io non sono qui a dire eh, che non ci siano queste strutture anche pesanti, l'esempio sulla Libia è eccezionale perché ci ha portato poi conseguentemente vicende anche non banali in termini di migrazione e di quant'altro, quindi è chiaro ed è certo che il ripensamento non è tanto quello di Bagnasco, se mi è consentito, che riguarda immagino la natura umana, forse i valori cristiani su cui poi ognuno ci può riportare. Io critico sicuramente un'Europa che, appunto, su certe decisioni non è Europa, ma è Stato singolo. Quindi, questi esempi li posso fare anch'io e, e li concordo, e anzi. Li, li. Però, chiamarsi fuori, come sta facendo l'Italia, soprattutto in questa fase qui, immaginando di negoziare una posizione con Orbán o dintorni, dal mio punto di vista ci porta ovviamente a una situazione di assoluta marginalità. Quindi, questa via di mezzo in cui ci siamo ficcati rischia di essere per noi negativa. Lo dimostra anche il fatto è giustamente stato ricordato che ci sono situazioni come quelle portoghesi e la Spagna sono tutte col più nel nel valore della produzione, della produttività, stanno comunque tutte crescendo. Noi che siamo manifatturieri, appunto, non stiamo crescendo. Allora forse dovremmo interrogarci anche noi perché avviene questo. Forse qualche volta dovremmo anche immaginare che ad esempio un debito pubblico che continua a crescere, a cui nessuno vuole mai mettere mano e quindi un debito che attenzione viene come dire, è, è, è inserito nel mondo per cui eh, per adesso non succede niente, mi auguro che non succeda, ma potrebbe essere richiamato e quindi ci troviamo da un giorno all'altro effettivamente ad affrontare una situazione di default. Allora, senza fare spargimenti, insomma, discorsi che non tengono, il problema forse è anche che... Giustamente dobbiamo essere eh, diversi verso l'Europa e sono d'accordo che va, per i motivi che dicevo anche prima, socio e mondiali, va ripensata. Io personalmente sarei per una confederazione, perché è chiaro, se gli stati rimangono come sono adesso, l'Europa non ha nessuna forza, è, è ovvio questo, c'è il potere di veto, ognuno decide a casa sua, poi mettiamo delle cosette insieme. Quindi un passo andrebbe, andrebbe, andrebbe fatto, però noi dobbiamo anche imparare a immaginare che ad esempio a casa nostra i compiti dobbiamo farli e lì non c'entra l'Europa, perché quel debito lì ce lo ritroviamo anche domani, eh? non è che il debito viene sanato se usciamo dall'Europa o meno, il debito ce lo ritroviamo forse in condizioni anche peggiori. Quindi, ripeto, io non sono europeista, eh, come dire, romantico. Non sono europei, ma assolutamente sono d'accordissimo che ci sono delle strutture che vanno, ma bisogna farle affrontandole, non evitandole, perché se Certamente. non le affrontiamo, Pr è prima che i franco-tedeschi fanno gli accordi fra di loro come stanno facendo adesso. Fu fuori onda, fuori... Adesso. Vai, poi hanno un sistema paese che li sopporta in un modo formidabile, credo che esatto. insomma, noi siamo i primi a dire che paghiamo mazzetti da qualche parte in India e poi distruggiamo la, il settore aeronautico. <ride> Mentre ma la Germania li paga di è più. C'è un magistrato è, che va a chiamano fine. royalties. Si chiamano royalties, come si chiamano lobbies in senso, in senso buono. <ride> esatto. Va bene. No, ma stavo dicendo che fuori onda, prima avevo fatto questa considerazione provocatoria, evidentemente, sul populismo, no? che ha una, come dire, un asse portante che è quello di dire che è sempre la colpa di qualcun altro. E mi pare che con abbia introdotto questo discorso. Perché quando dice i compiti a casa dobbiamo pur farli, eh, credo stia. Stia su questa lunghezza d'onda. Il populista dice che è colpa, soprattutto del PD, che è colpa di tutto, poi di Soros, e poi nel mezzo ci sta... abbiamo ucciso Giulio Cesare, abbiamo fatto di tutto, insomma, te li ma lasciamo eh, perdere il discorso populismo anche perché bisognerebbe intendersi No, no, cioè cosa... la, la colpa è sempre degli altri. No, il populismo non è che la colpa è sempre degli altri. Il populismo è credere in alcuni principi basi del populismo, a parte che ce ne sono varietà infinite, ce n'è uno cristiano, uno socialista, uno comunista, uno latinoamericano, uno peronista, c'è di tutto. Eh, quindi è molto difficile. C'è però qualche cosa in comune nella, nella concezione del populismo. È quello credere che il popolo abbia ragione, cioè che ci sia dare fiducia al popolo ed è fortemente anti-elite. Questa è l'unica caratteristica. Dopo l'elite, che sia di destra, di sinistra, di centro, è irrilevante, è comunque contro questo. Lo fa anche il Papa, populista anche quello, quando smonta tutta la gerarchia cattolica e si appella al popolo. E lei, è lei faceva parte sì, dell'elite quando era all'università, sì. quando fa il sociologo oppure cosa fa? Fa parte del popolo. E, perché, dovrebbe, no, e perché dovrebbero ascoltare lei e non gli altri? Ma infatti chi ha detto che... Eh, allora abbiamo disintermediato chiesto... tutto quanto no, e, e vale tutto. E chi deve? Perché mi devono ascoltare? Io faccio una mia analisi. Ah. Tutto eh, relativo, questo è tutto molto bello, traduciamolo in termini economici, eh, e tradu traduciamolo in termini economici. No, sta no non andiamo, adesso, ma no, sì, ma non andiamo da, nessuno, da nessuna parte verso il baratro perché è servito. Allora, per esempio, nella storia eh, dell'Unione Europea ci sono stati alcuni paesi che hanno conservato il referendum. Su alcune cose, a parte che altri paesi si sono tutelati magnificamente, perché la Germania, la Corte Costituzionale tedesca, non è come quella italiana che è subordinata al diritto europeo, no? La Corte Costituzionale tedesca tutela innanzitutto il proprio paese. Andiamo. La Francia, in nome dell'exception française, fanno quello che credono e no? cose del genere, quindi andiamoci eh, piano. Quindi il populismo non è voler dire eh, adesso mh, si distrugge una cosa, in alcuni momenti almeno vuol dire anche questo, ci sono altre versioni di populismo che dicono cioè riprendiamo un controllo che non c'è, che alcuni paesi avevano, insomma la, la Danimarca non è entrata nel, eh, nel, nell'euro in seguito a un referendum popolare, eh, l'Irlanda ha bocciato e poi fanno ripetere adesso quello che si vorrebbe fare è anche all'Inghilterra: far ripetere il referendum per eh, evitare l'uscita. Ma eh, la Francia e l'Olanda hanno bocciato la Costituzione europea, cioè alcuni paesi hanno conservato. Uh, un intervento. Eh, vabbè, un andiamo verso la confederazione no. come dice... Come sì dice ma Mio. noi no, adesso non è che andiamo verso una confederazione, noi adesso siamo in una situazione in cui c'è effettivamente una simmetria fra paesi. Per esempio l'Italia accetta e basta, la Corte Costituzionale italiana addirittura accetta, altri no, altri si tutelano, quindi allora comincia, allora, qui secondo me abbiamo sbagliato forse la partenza. Qui non è il problema siamo dall'euro, siamo dall'Europa o meno. Il problema fondamentale, almeno per l'Italia, è questo, come in un qualche modo migliorare una situazione che non è Va così idillica come è stata presentata. Cioè noi da quando abbiamo, siamo nell'euro siamo peggiorati economicamente, la nostra struttura produttiva, e non è casuale che... L'Italia è entrata nell'euro perché l'ha voluto la confindustria tedesca. Io avevo capito Proprio che sprechi, vincoli e omologazioni volessero dire qualcosa di ben preciso, ma... e voleva dire: correggiamo tutto quanto, no, corre... ma correggiamo pesantemente. Allora, ah, pesa... per correggere... pesantemente. No, allora, per correggere, cosa significa? Lo diciamo dopo, che ci fermiamo sì. un attimo? Eccoci qua, di nuovo in studio, facciamo finire Tellia. Su che punto eravamo rimasti? Va bene, Perché andiamo, dopo nel, eh, andiamo, cioè, andiamo nell'intervallo abbiamo continuato a ragionare. <ride> no? Nell'intervallo abbiamo peggiorato la situazione. No, Petrucco invece mi pareva che fosse transciando da un certo punto di vista. No, penso che non si possa affermare che l'euro è la causa del declino economico dell'Italia. L'Italia ha tutta una serie di problemi. A partire dal debito che è stato citato prima, a partire dal problema della produttività. Ma il problema della produttività, che è il vero grande problema che abbiamo in Italia e che ci differenzia da Francia e Germania, non c'entra niente con l'euro, c'entra con le dimensioni aziendali. La dimensione aziendale c'entra con la poca capacità del nostro sistema imprenditoriale a seguire l'innovazione. Sono tutte imprese sottocapitalizzate, la sotto... cioè sono una catena di problemi che però sono tutti nostri, che derivano dal nostro sistema economico e politico, con responsabilità che non possono secondo me essere semplificatamente attribuite al ceto politico, ma c'è anche una responsabilità sicuramente della classe imprenditoriale che ha costruito questa situazione. È molto semplice e facile poi prendere e attribuire tutto ciò all'Europa. All Prima è stata citata la Spagna, la Spagna che è partita da una condizione enormemente peggiore della nostra che ha sfruttato molto bene le opportunità concesse dall'Europa, ha fatto un salto enorme. Anche la Spagna ha vissuto un periodo e sta vivendo un periodo di gravissima crisi, perché questo c'è un contesto internazionale più ampio che lo provoca, sicuramente. Ma non c'entra nulla con l'altra relazione e alcuni parametri e fondamentali economici sono lì fermi, incontrovertibili. Viene citata la Danimarca, ma la Danimarca ha una struttura economica completamente diversa dalla nostra. È un paese di 5 milioni di abitanti, si parla del referendum, ma sono 5, 5 milioni di abitanti, noi siamo 60. È un'economia basata sul commercio e su un paio di grosse concentrazioni, non è un'economia manifatturiera. Io lavoro in Danimarca da diversi anni, da 5 anni. Non, certo. no, non possiamo fare paragoni di mercati, situazioni, culture completamente diverse. Tra l'altro la cultura che impronta tutto il sistema danese è totalmente diversa dal nostro, quindi questi trapianti sono molto, certo. di nuovo, semplicistici, ma non hanno alcun fondamento. Non posso trapiantare... Anni, vissuti, culture imprenditoriali e sociali completamente diverse. Ah, appunto. Allora, questo è il problema. Ma l'Europa non vuole Europea. fare questo? Sì, no, questo è il problema dell'Unione Europea: che ogni paese ha una sua storia. Ha una ricchezza, una sua, non, non è il problema. È la ricchezza certo. non è il problema, è la è la sì, ma, se, ma, se allora, diventa un problema, dovranno allora, uscire perché non no, siamo in grado esatto, noi di reggere un sistema. Allora, eh, organizzato Ma questo è un altro problema: l'Europa pretende di omogeneizzare, cioè le reazioni della gente che sono, sono di fronte alla pretesa dell'Europa di omogeneizzare, pretende ridurre, creare quel cittadino europeo sovranazionale, cioè il modello resta quello. Che poi quello che è ribadito. Adesso Scusa, noi possiamo. Posso per dire una cosa? No, beh, di finire, però... no, 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 dopo. <ride> no, mi fanno se voi, eh, se voi, voi vi leggete non... il trattato di Aquisgrana fra Macron e la Merkel, che è quello da, da vedere perché questo disegna ed è perfettamente in linea con il modello eh, visto inizialmente da alcuni fondatori che è il disegno, procedere a piccoli passi, arrivare ad un eh, superamento, ad, cioè è il modello, eh, di un'Europa fondata su una, eh, una cittadinanza sovraeuropea, che ha nella Costituzione europea e in nella Carta dei Valori di Nizza. Dopo possiamo ragionare, poi allora se conviene. Uh, Fabbricare una cosa qui o là, però dovremmo partire anche da quello che è l'impianto politico-culturale dell'Europa. Questo è il, problema, uh, è il problema vero. E l'accelerazione è in questa direzione: cioè, quello che propongono con il trattato di Aquisgrana è questo. Cioè se arriva l'Europa con la difesa, con le politiche, eh, le politiche fiscali, alla creazione non di una confederazione, che è una cosa ben diversa. Cioè immaginate negli Stati Uniti, singoli stati, alcuni stati hanno la pena di morte e altri no. Sì, noi in, in Europa, se un paese, adesso l'Ungheria, è diventato il mostro, perché se detto nega lo stato di diritto che sono eh, cavolate me parto ungherese mi auguro ma la conoscete o no no vi Come chiedo no? se lo, te lo posso allora dire? Dim, dimmelo dai te lo posso no, dire dimmelo, la sì. privazione è sotto è sotto. Sì. Eh, procedura di infrazione per la privazione della libertà di stampa certo è la libertà di stampa in Italia c'è la libertà di stampa in Italia no, sì, adesso stiamo scusa. parlando liberamente con un giornalista qui presente senza nessuna censura. Perché è la censura, di là c'è la censura? Se ti fanno una cosa, c'è già una trasformazione. Ma, ma no, provate no, però, se fosse posso, 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 posso ritornare. No, dai adesso a parlare sul tema. No, perché trovo alcune contraddizioni, un metodo del cittadino europeo, io credo. Noi abbiamo una generazione che si chiama Erasmus. Professore, io certo. mi mi meraviglio. Cioè, meraviglio, mi meraviglio negativamente che un docente universitario. No, 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 no finiamolo con questi calculati di, di quello che vabbè, noi siamo no, non è il problema. Ma meraviglio. È, è un sinonimo no, di un livello culturale misero. Certo, di no, mi no, mi no, fronte alla docente. Allora, io c'è Erasmus, io ho delle domande che mettono pace, no, 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 se volete. Io no, non parlo del sistema. Ma se parlano così scusa. Allora l'Erasmus, allora, io non parlo allora il problema europeo. è questo, scusi, è io la parlo, prima io volta parlo. che parlo. sento tanto fervore Le, quando si Europa, parla di Europa. da no, no, quando è, bene, è nata è, <ride> la, è la comunità della libera circolazione. Va bene. Ma è credo pensiero. pensiero, ma torniamo ma, ma torniamo allora, no, solo un attimo. Oh, no, no siccome ha detto eh. ha fatto un'affermazione quello, no. la generazione Erasmus allora il problema dell'Europa no, è questo la eh, generazione so, Erasmus sai solo tu le cose. Stavola, no, sì, su questo lo so solo io benissimo questo è un leggermente sovranista e populista perché è della no, no. serie, è ma della dai, serie ma per favore parla di quello di basta. cui sai dai allora, parli di quello che tu orasmus. sai. No, non fanno Erasmus. No, Io sono adesso, membro dell'istituzione non... europea a 10 anni. Non, eh, non, tu avrai frequentato... Non lo ci... Forse qualche giorno... Torniamo, sì. torniamo, sì. torniamo a cosa. Forse di... tu non sai di cosa certo. parli. Allora, l'Erasmus, visto che... È una cosa bellissima... No, 30 tu, secondi. Sì, è una cosa bellissima. Ecco. Che coinvolge l'1% eh, dei giovani in età. 19-30 anni. Allora, in Europa adesso abbiamo invece il 15% di giovani in questa età che sono non fanno formazione, non fanno certo. scuole, non hanno lavoro. Certo. Allora, vi e quali sono interpunta? gli obiettivi dell'Unione Europea sulla scolarizzazione? Quali sì. sono gli obiettivi Ma Europea sulla sono... formazione? Beh. Il Fondo Sociale Europeo eh. Eh. non servirebbe per fare eh. formazione, Va bene. per fare... Eh. Finiti i 30 secondi, finiti i 30 bilancio. secondi, finiti 30 No, 30 voglio secondi. dire due torno... cose su alcune questioni che sono state evidenziate. Pi no. No. faccio solo due, due cenni. Allora, potevi star fermo un giro così. No, sto ti fermo ti giro, rissavi... dopo. No, no, perché no, non mi rilascio, ho cercato di dire due cose e sono stato tacciato come uno che non conosce. Ma tu ti sei meravigliato, quindi prego, no, dai, no, avanti. avanti Fingi di valore vai, su sulla persona. Vai. Tu ti sei meravigliato di me? No, perché Allora, no, la allora meraviglia, siamo tutti... No, so, no scusa un attimo, sì, no, un no. minimo di buona educazione ci vorrebbe. No, ah, sì. vabbè, cioè vabbè non per è tutti Mi è Per tutti compreso, vabbè. anzi cominciando da me. Jacob, no, aspettiamo un attimo. No, due, Parliamo due, della Cina. Siccome, no, siccome... Ma della Cina sarebbe interessante. Eh no, ma parlare. infatti volevo parlare della Cina. Però... Perché, perché su quello che diceva Petrucco prima, la dimensione europea anche rispetto a quello che è il tema di una... Eh, capacità europea del sistema di impresa di reggere, verso ad esempio quello che è il meccanismo cinese di ingresso sui mercati europei attraverso i fondi. I fondi cinesi sono fondi dello Stato e i fondi cinesi operano in completa libertà. Mentre per noi all'interno dell'Unione Europea esistono dei vincoli rispetto appunto proprio alla concorrenza, alla libertà d'impresa, perché è considerato un bene prioritario, un bene assoluto, no? la libertà di concorrenza, la capacità di ognuno di noi e quindi ci sono de delle regole, ciò non vale per i grandi sistemi esteri, quello cinese in primis. Allora, è chiaro che l'Europa deve affrontare queste Problematiche, deve affrontare questi temi. Certo. È stata citata la difesa, è stata citata la politica estera, ma queste sono le grandi sfide dell'Unione Europea. Sì, diciamo che non è dato grandi esempi in no, politica Ma perché l'America, che viene sì. citata prima. Il capitolo, il capitolo di Tonino ma riguarda. L'America, cosa c'è? Ucraina, no, certo. Ucraina, Nord Stream, Libia, Grecia. Allora, vogliamo che l'Europa abbia un suo significato se è questo l'obiettivo che deve raggiungere? L'Europa ha bisogno di più Europa. Sì, ah, no, questo non è uno di slogan una, un po', un po come una insomma, limitazione. Perché se vogliamo, non per dare ragione a Tonino, ma in genere, di Europa ce ne sono tre. Una è la Framania, e l'abbiamo capito, Francia-Germania. Una è il Sud Europa, i cosiddetti PIGS, se non, se non ho, che ricorda qualcosa di strano. Che poteva essere Gipsy, diceva Chomsky no? o qualcuno esatto. del genere, diceva poteva essere Gipsy, ma anche lì non era politicamente corretto perché voleva dire zingaro. Insomma, quindi i Gipsy. E poi c'è Visegrad. Visegrad è un caso clamoroso, si tratta di nazioni che sono entrate in Europa per prendere tutto quello che c'era da prendere e poi andarsene. Questa è la vera verità, perché hanno eh, avuto vogliamo, alle spalle l'Unione Sovietica che li ha tarpato le ali per decenni. Quindi sono tre Europe, sì, quindi la dissoluzione, reagire, volendo, è una cosa molto più concreta di certo. tante no, psicosoluzioni. Ed è una, una preoccupazione la eh, Beh, per qualcuno è una preoccupazione, per qualcun altro forse, poi, forse meno. Però... Però questo, questo però volevo lo, lo riprendiamo dopo. Volevo dire a, a, a come si chiama, Petrucco il discorso della Cina. Allora, il fatto di pensare che, per esempio, la via della Seta arrivi in Europa e abbia come referente solo l'Italia e non ci sia una trattativa continentale con la Cina, è assolutamente deleterio. Cioè e queste sono le vere sfide da, da affrontare. Cosa dice Petrucco? Ma penso che anche lì il problema sia stato mal posto, perché il problema. Della Cina è un problema epocale. Quindi io credo che molte anche delle polemiche che sono viste in Italia sugli accordi, quando recentemente sono stati fatti, erano veramente di poco respiro. Perché il, il problema dei cinesi è come regolamentare questo flusso, un flusso che è alimentato dalla democrazia, dalla demografia, che non sarà solo quello cinese, ma sarà anche quello indiano. Yeah. E quindi pensare di bloccare queste cose semplicemente così. È totalmente fuori, secondo me, dalla realtà della sì, storia Ma la trattativa non la le... fa l'Italia. Le... Sì, ma la trattativa non la fa l'Italia. Diciamo che lì c'è stato un approccio un po' italico a questa faccenda. <ride> però perché sugli aeri, se la, la Francia solo, e la, la Germania hanno no? investimenti molto più elevati dell'Italia già negli anni passati, sono 3-4 volte tanto. Loro hanno avuto un approccio, come spesso accade, molto pragmatico e meno politico. Noi abbiamo fatto abbiamo un po' rovesciato l'ordine dei fattori, abbiamo fatto quello molto politico è molto meno pragmatico, però dopodiché fare polemiche o penso anche ad alcune posizioni che sono state assunte anche a livello locale, per esempio relative al porto di Trieste, secondo me sono cose completamente squinternate, perché per il porto di Trieste far parte di, una simile, di un simile progetto è un'opportunità per la regione. Certo che necessita di regolamentazione, di attenzione, Questo dicevo, no? ma non cioè... semplicemente di chiusura, perché poi non c'è nessun problema. Chiudi una porta, i cinesi arrivano da un'altra. Il flusso dal, dal, dall'Asia all'Europa, dall'Asia in qua, ci sarà di sicuro. No, noi dobbiamo cercare di riuscire a coglierne alcuni aspetti. Ci sono delle cose molto rilevanti, molto importanti. Da capire come fare, ma io ho sentito critiche sul porto di Trieste, dice ma dobbiamo il, nel, il porto deve regolare che merci arrivano e che merci partono, ma questa roba qua è regolata solo dal sistema europeo dei dazi, non può esserci un altro sistema che lo regola perché ci facciamo ridere. Cosa che peraltro è stata fatta perché i dazi che sono stati imposti sull'acciaio hanno completamente cambiato il mercato dell'acciaio, i prezzi sono. Guardate i bilanci delle acciaierie. Quindi non è vero per esempio qui che l'Europa non ha fatto niente, i dazi imposti sull'acciaio hanno praticamente fatto fuori tutta l'importazione di acciaio cinese e tutto il sistema delle acciaierie italiane e friulane, guardate che cosa hanno fatto. Allora anche qui è simpatico sentire solo parlare male di questo aspetto, senza quei dazi decisi a livello europeo il sistema europeo... Siderurgico. Sarebbe già stato Bene. eliminato. Torniamo a Tonino, che avevo interrotto sulla questione delle tre europee. Sì, io credo che mh, le considerazioni, al di là dello spirito che ci può animare tutti, di, di una comunità così grande va ricondotto a un cambiamento, perché? Perché la situazione alla quale siamo arrivati è una situazione abbastanza complicata. Lo stesso Macron lo ammette che è, una, è un momento gravissimo. Ma ah, io dico, quelli che sono stati responsabili di aver portato l'Europa franco-tedesca, quindi Merkel, Macron e Sarkozy a questa situazione? Saranno gli stessi che potranno cambiarla? Io penso di no, perché normalmente un tacchino non si mette in pentola da solo. Allora, qui va aperto un ragionamento che è prettamente politico, cioè i ragionamenti che fa Portrucco sono legittimi, perché lo fa come impresa, ma l'Unione Europea deve avere un ragionamento prettamente politico, è chiaro che si collega anche all'economia, se invertiamo i ruoli. La storia ci insegna che si finisce male. Allora eh, il messaggio che viene dato dalla Chiesa, il messaggio che viene dato dagli elettori, il messaggio che viene dato anche da fuori, perché se guardiamo tutto in maniera così allegra e simpatica, ci sono da una parte cinque premi Nobel critici sull'euro, dall'altra ce ne sono sei sul pareggio di bilancio. Ovviamente si dice sì, non sono europei, magari sono americani, però allora io credo che... In questo contesto bisogna cominciare a ragionare sulle cose che non vanno e cercare di cambiarle, perché andando avanti così non si può che andare a sbattere. Sentiamo Sandro Clauti che aveva chiesto di, di poter intervenire. No, 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 Cina no. forse no? Ma no, in realtà poi è stato detto un po' tutto. No, volevo dire che per bizzarria, sulla vicina della Cina, io forse sono stato una delle poche volte in cui mi sono sentito d'accordo con un certo nazionalismo, ma per un motivo molto semplice. Perché è stato bizzarro che l'Europa ci abbia bacchettati quando normalmente metà dei porti europei sono partecipati in maniera importante, anche al 75%, dalla Cina. Anche in allora, da un lato, per essere pig. Sì, allora, per Marsiglia, Allora, da un lato mi fa sorridere il fatto che gli italiani si preoccupano che i cinesi hanno delle concessioni, ok? D'altra parte... Finalmente, dico io, riusciamo a spostare a sud, a sud tutta una problematica che ci ha visto negli anni soccombere a causa anche del muro di Berlino, per cui le nostre merci andavano, anche se in maniera illogica e irrazionale, piuttosto economico, a nord per poi fare il giro. Quindi è un'opportunità che giustamente va ovviamente governata, va governata come è ovvio che debba essere. Ma per una volta tanto il Sud, grazie a questo cambio epocale, Sud Europa intendo, e Trieste nel caso di specie, ha un'opportunità micidiale di essere concorrente in maniera seria e senza fare memorandum, secondo me, perché giustamente è stato ricordato che il giorno dopo qualcuno che ci aveva bacchettati è andato di là a firmare per gli aerei. Io dico, ma invece di fare i sottangs, alziamo la testa anche noi, no? Cioè, dobbiamo. Eh, ma sappiamo torniamo che torniamo è una iniziale, battaglia, no? Sì, cioè, ma è una battaglia. Di Bisogna di avere come, gli attributi. Utile, nel senso buono. Stare sul tavolo, baruffare, sbattere la porta. Cioè, succede, non c'è nulla di, 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 di strano. Quindi nello stesso tempo abbiamo avuto una vicenda in cui. Il, so, il nazionalismo, a me non piace il sovranismo, che è nata. il nazionalismo era corretto, secondo me, in difesa di un'opportunità che era per l'Europa, ma gestita ovviamente da una nazione nostra in questo caso, e anche allo stesso tempo rimarcare che appunto, me, io ho visto la sera cosa è stato il top 500 no, qui a Udine, hanno fatto vedere il sistema della logistica cinese nel mondo. Non ho visto un paese dove in maniera più forte o meno forte non ci sia presente la Cina. Ora, di cosa stiamo parlando? SILON, no? cioè, non è SILON, che possiamo metterci SILON noi a fare, a fare com come dire, SILON i... Ha, i, i no. a Silon ha comprato il porto, no? al Pireo si ha sono sbagliati no, perché... Allora, Pireo, ha ha allora, comprato ecco, tutto questo, anche questo, è, che no, è, che questo è, è un tema serio, questo è un tema serio, lì per motivi di allora, default... Hanno acquistato anche l'ente pubblico, cazzo, che è un altro cazzo, discorso. Ma la mia domanda, Petrucco, era proprio questa. È l'Europa che deve rendersi conto eh, certo. che la trattativa va fatta non da... Siamo d'accordo su questo. ...l'autorità portuale, che peraltro ha ragione a fare certe riflessioni, ma da un sistema. Sì, se ma, il sistema però se l'Europa Sono sempre i compiti permesso, che dobbiamo fare a casa se nostra. Se l'Europa ha permesso che a, a D'Amburgo... A, ad Amsterdam, cioè succedessero alcune cose, perché deve prendere di mira l'Italia nel momento in cui decide di fare qualche cosa? Non d'accordo. E questo è il punto. La dal commerciale, l'ha preso no, dal punto allora... di vista, no, vista, vista politico, tutto. perché ha firmato un memorandum politico, unico paese fra i G7 a firmare un memorandum politico, nessuno ha messo in discussione gli affari nessuno ha messo in discussione le i, i trattative mm. che sono state fatte Queste, su questo non c'è stata di, discussione all'interno del governo c'è stata qualche posizione diversa mm. come avviene sempre fra i due soci del, del mm. governo sulle concessioni Vabbè, sulle non, entriamo, non entriamo e nei lì, dettagli andai a, a dire come sono state le cose. Eh, c'è un capitolo del, del libro di cui stiamo parlando, perché stiamo parlando di un libro della verità. Quindi il sistema pericolo se, senza averlo letto dimostra di essere molto. Sì. Quindi no, devo no. Lo sto eh, Esatto, <ride> esatto, <ride> <te> c'è <ride> no, <c> un, <ride> un capitolo scritto da Giuseppe Liani, tra l'altro, che riguarda gli sprechi e queste cose. Io non voglio far litigare nessuno. Ma eh, per esempio, vabbè, cominciamo dagli sprechi. Gli sprechi, per esempio, dell'Europa sono queste tre sedi fondamentali: Lussemburgo, Strasburgo, eh, Bruxelles, che deve trasferirsi quando fa le riunioni a Strasburgo, poi deve riportarsi i documenti, poi deve fare le cose strane. Ecc. E questa è una. Poi ci sono le agenzie. Abbiamo parlato della monetina per il farmaco, ma c'è stata la guerra sul, sul, sugli alimenti tra Parma e la Finlandia, mi pare cose abbastanza astruse. Eh, è notoria la battuta sulle misure del, del pesce persico, che deve, può essere. cioè, insomma, ci sono lavori che, che, che vanno fatti in altro modo, evidentemente, ci sono tanti sprechi. Addirittura, eh, Tonino e Liani e Tellì hanno calcolato che una l'Europa che non c'è potrebbe, potrebbe efficientare il sistema di, da, con 800 miliardi, insomma, a livello di 800 miliardi di, di possibilità che non, che non abbiamo. Cioè sprechiamo 800 miliardi perché il sistema non è, non è efficiente. Ma la cosa simpatica è che a un certo punto dell'IA dice ma anche queste serie di rappresentanze che abbiamo noi, e torniamo al discorso delle lobby, a Bruxelles, Funzionano o non funzionano? Oppure chi mandiamo a Bruxelles è lì perché sta aspettando l'assessore che deve essere raccolto in aeroporto e portato nella sede? Insomma, praticamente abbiamo degli autisti a Bruxelles. Te li ho interpretato forse troppo, in maniera troppo spinta il discorso. No. Eh, no, questo è il punto: era un tentativo di, di eh, chiarire come funziona l'Europa. E come noi, cioè noi, per noi l'Europa appunto è lo slogan più Europa, no? l'Europa non è questo, l'Europa funziona in, in un certo modo, infatti i principi non sono né quelli dello Stato di diritto né quella. Significa che una decisione presa dalla Commissione non si modifica, significa che la Commissione ha sempre e comunque ragione, significa essere presenti dove si decide e noi in Italia... Come Italia, a livello di, di livelli dirigenziali nella struttura della Commissione, siamo malmessi. E per di più gli italiani, quando sono lì, devono essere più realisti no, del Re, e devono dimostrare pausa. di non essere italiani <ride> e quindi di, negano l'interesse italiano. Mi sono sentito dire da un funzionario europeo: dice: Ma insomma, dice, qui quando ho a che fare con gli italiani resto meravigliato. Perché mentre tutti. I funzionari fanno innanzitutto l'interesse del proprio paese, l'italiano per principio nega il proprio interesse. Sentiamo, sentiamo chi, chi ne ha Quindi eh, su queste. E in compenso abbiamo tutta questa struttura anche di rappresentanza, insomma eh, le rappresentanze regionali a Bruxelles. Sì, l'ho scritto e lo, lo confermo servono soprattutto per mandare, eh, detto, mandare a, prendere... a prendere su questo e scegliere il ristorantino eh, vicino alla Grand Place dove andare a cenare se si trova un po' di pesce o di, eh, di cose del genere. Cioè, non fanno, ma questo è il sistema... Cioè, lei lei vuol dire esclusi i presenti però, no? Ma esclusi i presenti, certamente. Ci va anche gente che non sa le lingue, <ride> eh, quindi eh, che non sanno parlare né a parlare parla da No, ma quello che volevo okay. dire, c'è un problema dell'Italia, l'Italia che se non la affrontiamo, ma per affrontarlo non possiamo fare i discorsi all'Europa è bella, grande. Dobbiamo capire come funzioni e attrezzarci per funzionarsi. Forse è un po' tardi, perché anche i paesi dell'est Europa, prima di entrare, prima di essere me, hanno preparato una classe di funzionari, li ho visti alla fine degli anni 90. Vabbè, basta guardare la Slovenia no. sui, fondi, sui Erano, fondi europei. Tra l'altro, ma anche fisicamente, sembravano fatti con lo stampini. 30 però, però i paesi e, di Visegrad, una volta che hanno messo in equilibrio i loro conti, sono capaci anche di tornare a via. Loro sanno benissimo, in Polonia, in Polonia va, sanno benissimo che nessuno, nessuno in Europa... Va è disposto a morire per Danzica. Questo lo sanno benissimo nell'Est. E infatti il problema dell'Est Europa non era tanto, quello, quello prioritario non era quello dell'Unione Europea, era quello della Nato, di, di avere la copertura. Perché yeah, quando che... diciamo anche che l'Europa ha garantito 40 anni, 50 anni, 70 di pace, col cavolo, perché le guerre del, 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 ce ne sono ancora in corso in Europa, la, la pace dell'Europa è stata garantita dal fatto che c'era la minaccia comunista e la protezione americana. Va bene, va bene. comunque, comunque la, le risorse è... le, le hanno viste, le hanno trovate, se le sono prese. Stavo certo. guardando appunto la Polonia che è quella che prende più soldi, eccetera, eccetera. E poi ma fa è... concorrenza a tutto il mondo. Sì, ma è che ha una crescita sull'America come Fischer, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. Jacob. Però se mi tuteli da professor Teresa, certo. perché gli dirò delle cose anche che. Certo, ma di tranquillo. La, no. la prima cosa che voglio dire, allora eh, prima io forse l'ho offeso dicendo che mi meraviglio. No, ma lasciamo No, per no, per lascia stare, per no, per adesso però. Adesso, per adesso, per adesso, per adesso, per adesso però io vorrei difendere la professionalità. Non perché mi tocchi, ma lo faccio, dei nostri funzionari che abbiamo a Bruxelles. Non è vero che là ci sono persone che pensano solo: a fissare il ristorantino, non conoscono le lingue. Eh, no, queste sono delle offese personali rispetto alla professionalità di personale dell'amministrazione regionale di Venezia Giulia, qui credo che un collega come, no. come possa confermare questo e quindi sono tutte persone che sono selezionate sulla base di una professionalità, conoscono le lingue, sanno fare il loro lavoro nella sede di Bruxelles, che è una sede di rappresentanza, Oltre ovviamente, se arriva l'assessore, non se arriva il consigliere, solo l'assessore o eh, il presidente, ovviamente dispongono eventualmente l'invio di un taxi, nessuno guida le macchine perché non hanno le macchine. Ma in quella sede lì ci sono la presenza continua di giovani della regione che effettuano in stage la loro esperienza presso le istituzioni europee a proposito. Non so se qualcuno sa, ma da dieci anni c'è una convenzione del sistema delle casse rurali di questa regione, per cui un accordo fatto fra regione Friuli Venezia Giulia e, e sistema delle casse rurali manda ogni sei mesi uno stagiaire selezionato con concorso a farsi un'esperienza in Europa. E sapete quanti sono rimasti in Europa? Solo in questi anni più di 100 giovani hanno avuto l'opportunità di frequentare gli stage. Ci sono convenzioni in piedi con le università di questa regione perché mandino i propri laureandi. In opportunità. Li mandano poi. Li ma ecco, piuttosto devo segnalare <ride> che questo istituto, soprattutto l'Università di Ugine, mi spiace segnalare questo, da diverso tempo, cioè da due anni a questa parte, non manda, per questioni di burocrazia interna non lo so, non, manda, non utilizza queste opportunità. Oggi ce ne sono quattro stager regionali che stanno Vabbè. dentro la sede. Non solo questo, danno l'assistenza alle associazioni che si rappresentano. Una cosa sugli sprechi. La Corte dei Conti europea fa delle osservazioni ed è corretto perché il Parlamento europeo che dovrebbe risiedere sempre a Strasburgo se ne sta ed è l'unica istituzione che viaggia tra una parte e l'altra, però eh, qualcuno di voi sa qual è il bilancio europeo? È l'1% di ogni Stato cioè, il bilancio europeo è l'1% di contributo dello Stato. E da somma è impossibile che faccia 800 miliardi di euro. L'Ufficio europeo Scusa. per la lotta antifrode ah, sì, sì, ha sì. calcolato che su 2,4 eh, miliardi di contributi c'era irregolarità sul 60% delle, dei casi. Eh. 60 Beh, ma irregolarità del... bisogna vedere cosa, cosa vuol dire. questa è la cosa sì, più no. No. leggera. Allora, no. la gestione poi della programmazione europea non è fatta da funzionario europeo, cioè l'utilizzo delle risorse che sono stanziate e, questa, e questo Paese ha avuto solo per il centro-sud, cioè per le regioni in difficoltà, eh, ordini di grandezza rispetto alla Polonia di contributi. Ora è chiaro, la Polonia entra, è sottomedia rispetto all'economia europea, per la politica europea ha... I fondi strutturali che sostengono bene, la crescita sì economica. Quindi, io credo che ci di sia la necessità di andare a fondo su alcune questioni. C'è risparmio e c'è soprattutto anche che i nostri funzionari non ci siano. Io invito a verificare chi sono le strutture di vertice della Commissione e vediamo quanti funzionari abbiamo. Va bene, perché non eh, solo. Stiamo, stiamo chiudendo. Ultima cosa: eh. le decisioni finali non le fa la Commissione europea, ma purtroppo le fa il Consiglio europeo cioè il Consiglio dove siedono i capi di Stato e di Governo che decidono loro alla fine su tutte le proposte. Per lei questo mai limite. avuto bisogno dell'ufficio di rappresentanza della Regione Bruxelles? Della Regione no, però attraverso il Ministero per esempio sì, perché meccanismi attraverso i quali si possono... Della, della regione, io personalmente no. Ho capito. Sandro Colautti, un passaggio? No, allora, paese io paese, sostengo eh, sulla personalità delle persone, ma non... No, no, ma non ripetiamo questo, l'abbiamo per scontato. allora, io la, non ho nessuna conclusione finale, io sono eh, convinto, su questo credo che non può essere snobbato, al di là di un egoismo sovranista dei paesi che hanno più avuto quelle politiche di allargamento, perché questo va detto che hanno preso in andata e in ritorno hanno preso i nostri che delocalizzavano e che pagavamo noi d'altra parte siamo parlando dell'est no? sostanzialmente dell ah, bisogna dirlo, è stata una politica di allargamento probabilmente corretta andava fatta ma forse in tempi in modi che io ritengo e adesso ce li ritroviamo se mi è consentito contro in un egoismo che io non apprezzo molto e so che non frega niente a nessuno ma questo lo devo, Beh, no? No, ma questo <ride> lo devo dire perché è corretto vabbè, dirlo vabbè, perché vabbè. qui hanno preso in andata e in ritorno okay? Adesso non solo si prendono gli immigrati e va bene, ma sono anche quelli che stanno scassando il sistema. Però detto questo non posso non condividere, perché pensiamo a movimenti in Francia, pensiamo a noi pensiamo a movimenti come le, le Pen, cioè comunque che esistono. Quindi c'è un tema, ed è inevitabile, di popoli, insomma, diciamo di popoli, che evidentemente vive una situazione di disagio. E il problema è. Questo qui sarebbe risolto in che misura? Qui oggi non ho sentito, questo mi fa piacere, usciamo. Bisogna cambiare profondamente, no, Vediamo se bisogna cambiare domenica. profondamente. Se sì. questo è, se questo è, magari le ricette sono diverse, probabilmente certo. sì, sono d'accordo anch'io che non sarà Juncker probabilmente a rappresentare il cambiamento de dell'Europa, però una volta tanto decidiamo che Europa vogliamo. Io ho fatto una provocazione prima, ma ovviamente come sempre da cittadino, ad esempio, possiamo immaginare un'Europa un confederale? Oppure, che altra Europa? Perché poi se non c'è un modello di cosa stiamo parlando. Continueremo, è chiaro, così non può andare avanti. Stati certo. chiusi a silos, Bene. è chiaro che così non va. Tonino. Ah, eh, prendo spunto dall'ultimo intervento di Colauti. Io credo che il nodo sia prettamente politico e quindi la politica è chiamata a risolverlo. È evidente che bisogna aprire un tavolo e quindi l'Italia dovrà essere presente in maniera molto seria, quindi il fatto di comportarsi anche seriamente, sperando che anche nelle prossime elezioni, salvo restando che i cittadini sono sovrani, però forse è il caso di mandare a Bruxelles, di eleggere persone che vanno lì. Che non spot dì. questo? È? è uno spot questo, no? No, non sono ah, perché candidato perché io ho un controspot subito, eh. non, non sono candidato, quindi no, no. Sono... Era uno spot in generale perché il Sole 24 Ore, che non è come dire Maria Goretti, dice che i sovranisti sono in crescita in diversi paesi dell'Unione, soprattutto in Italia. Ma a livello continentale esiste una netta maggioranza europeista, quindi spot e controspot. Ma io credo, direttore, che eh, bisogna mettersi a un tavolo e ragionare anche perché nel libro citiamo tanti aspetti, abbiamo richiamato eh, a parte la Corte di Conte Europea ma eh, giornali che non possono essere tacciati di essere populisti o sovranisti, solo 24 ore, fa uno scenario in Libia nel mese di settembre che è quello che si sta verificando in questi giorni. Allora dico, di cosa stiamo parlando? Beh, cioè, insomma, abbiamo capito che stavamo cosa, parlando infatti, di Europa, dai, a dire la ecco, verità. Allora, vuol dire chiaro. che il comportamento deve essere ovviamente chiaro, limpido Pet, e Petruccio, soprattutto paritario fra tutti. Petrucco, lei come la vede? Per, per chiudere, però così ah, lo lasciamo andare. Mi dispiace che si prendano dall'Europa solo questi aspetti che sono di facile. No, l'ultima parte, parte. No, sei... ma dico quello delle critiche cioè, che ci sono. Eh, vabbè, eh. Però c'è qualcosa di molto profondo, molto ormai dentro il sistema economico e politico. La politica non può venire, se, non può essere separata dall'economia e viceversa, perché è una cosa troppo strettamente connessa. Quindi. E secondo me su questo dobbiamo ben pensare perché rischiamo di distruggere una costruzione importante, piena di difetti, ma una costruzione importante. Benissimo, Tellia allora intanto quando esce il libro perché non abbiamo avuto il piacere? Fra qualche giorno. Tra <ride> qualche giorno. E poi... Eh... Adesso lo deve riscrivere. Dopo le elezioni è già pronto. No, 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 no. <ride> A parte gli scherzi, di... ma è davvero riformabile questa Europa? È difficile, soprattutto da parte italiana. Cioè, noi anche quando chiediamo di cambiare, di modificare, chiediamo e ci fermiamo lì. Non perché non abbiamo. E, e In effetti il discorso è complesso. Perché, per no, certo. esempio, anche quando sono stati riferiti tutti i soldi che ha ricevuto l'Italia sul fondo regionale, ma è quanto l'Italia ha dato all'Europa, cioè l'Europa, l'Italia paga l'Europa. Cioè, ma... cioè qui si tratta di... Cioè, no, ecco, è, no, è tutta parla. una riapriamo, serie di... No, ma, riapriamo... No no, no. no, no, è tutta una serie di... Ma comunque, Telia, di no, Il discorso no, è questo, ecco. allora, arrivando... Secondo me, io concludo un capitolo con riferimento alle elezioni. Dico, noi abbiamo come Italia tre alternative. Una volta per tutte accettiamo la situazione, cioè che noi siamo incapaci di autogovernarci, perché è stato detto e ripetuto che se non avessimo avuto l'Europa ci saremmo sfasciati. Eh, allora, bene, andiamo, bene, accettiamo le conseguenze. Prima, accettiamo. Andiamo, e lasciamo perdere tutto di Accettiamo, ci affidiamo alla Germania, a siamo a accettiamo. posto. Eh, secondo, cerchiamo di modificare, però bisogna avere le, le capacità per modificare. E no, non le abbiamo. Cioè, da, attraverso certo. i processi negoziali si può modificare. Terzo con Terzo, la terza alternativa è questa: io sono un giocatore da osteria, a me piace eh, lo scopone scientifico. Lo scopo Bisogna scientifico a un certo Bisogna punto c'è la regola dello sparigliare. Vabbè, qualunque cosa questo voglia dire, perché mi pare che è una No, vuol male. dire che se vediamo che le regole non ci vanno ah, ci siamo arrivati finalmente cioè, le regole... a Lexicamo. Sì, sì, Ma, Ma lasci perdere le Allora deve... cosa vuoi fare? Vabbè, vai, basta vai, così, basta vai, così, vai, basta vai, così. Vai, basta oh, così. Grazie a tutti, grazie a tutti Bo. e buona Europa a tutti. Titulky vytvořil JohnyX.